Cosa hanno in comune questo edificio, questo monumento, questa statua, questa colonna? Poco e nulla. Al massimo l'età. Due di questi hanno secoli alle spalle, altri ne hanno appena uno. I primi sono stati costruiti all'epoca degli antichi romani, gli ultimi durante il ventennio fascista. Domanda da marcia su Roma. Da cosa nasce l'interesse del fascismo per la simbologia romana? Storici come Luciano Canfora, Andrea Giardina ed Emilio Gentile si sono tutti occupati della questione. Ma Renzo De Felice fu il primo a trattare al modo in cui il regime sfruttò il mito della romanità per trarre consenso e celebrazione. In una lunga intervista a Margherita Sarfatti, intellettuale ebrea e per diversi anni amante e ispiratrice di Mussolini, fu proprio De Felice a riferire, e qui citiamo: "Margherita aveva un vero e proprio culto per la romanità, che molto probabilmente instillò nel futuro duce, il quale abbinò i fasti del regime a quelli dell'antica Roma." La tesi di un altro studioso, Canfora, è sostanzialmente che il regime avrebbe utilizzato il mito romano per legittimare il carattere antidemocratico del fascismo, esaltare il concetto di disciplina e di imperialismo coloniale, celebrare il fascino della grande potenza e il mito del capo carismatico. A dirla tutta, la propaganda fascista non fece ricorso soltanto a miti romani, ma anche rinascimentali, risorgimentali. Si presentò come l'erede e la continuazione della rinascita nazionale. Perfino elementi stranieri come il Fez turco, il motto utilizzato per la prima volta dai legionari d'Annunziani, quel "Evviva! Eya eya alala!", gridato durante le celebrazioni. Dimostrano la facilità con cui il fascismo prendeva qua e là elementi non propriamente italiani. Lo stesso potremmo dire riguardo la decisione di Mussolini, dopo la conquista dell'Etiopia e l'avvicinamento a Hitler, di introdurre nelle parate militari il passo dell'oca tedesco, ribattezzato romano, che in realtà con l'antichità non aveva nulla a che vedere. Questi e tanti altri casi non erano altro che mere strumentalizzazioni, vere e proprie distorsioni della realtà storica, che erano funzionali chiaramente alla propaganda. Tuttavia, come ha osservato lo storico Giardina, ciò non significa credere che lo stesso Mussolini pensasse a una sorta di restaurazione o ritorno al passato. Al contrario, il mito dell'antichità aveva lo scopo dichiarato di progettare un mondo nuovo, moderno, ispirato alla potenza e alla disciplina di presunta derivazione romana. In pratica cercava di trarre dal passato una sorta di legittimazione storica, uno strumento anche di pressione sulla società per fare tutta una serie di cambiamenti. Tanto quanto in un altro regime, quello sovietico, anche nel fascismo il singolo contava poco o nulla rispetto alla collettività. A essere tutto era infatti lo Stato. Per rafforzare questa visione si fece così ampio ricorso alla romanità, presentata come un modello di coesione sociale. Lo stesso Giardina scrive: "La romanità fascista non era un fossile da riprodurre come in un museo." Alle stesse conclusioni arriva anche Gentile, quando afferma che il romano della modernità era un individuo assorbito nella società di massa, nel partito unico. Era il cittadino soldato, interamente dedito anima e corpo allo stato fascista. Così il fascismo diffuse in modo pervasivo il mito della cosiddetta Terza Roma, dopo quella dei Cesari, dopo quella dei Papi, con l'obiettivo di proiettare il paese verso un ruolo di grandezza e potenza. Questo non fu l'unico mito, ma si rivelò molto utile per ricercare il consenso delle masse, perfino quando il regime, con decisioni repentine e veri e propri giri di valzer, modificava radicalmente la sua politica, per esempio come avvenne con il varo delle leggi razziali. Per quanto suoni paradossale, persino le più feroci dittature cercano un certo margine di consenso per preservare e perpetuare il proprio potere. Il fascismo non fu da meno. Mussolini, non dimentichiamolo mai, veniva dal mondo del sindacalismo rivoluzionario e del giornalismo, per cui era pienamente consapevole dell'importanza del consenso. A proposito di mutamenti, la stessa opinione del futuro duce nei riguardi della città di Roma, come del mito dell'antichità, cambiarono con il passare degli anni. Leggendo il programma dei fasci di combattimento del 19, non troviamo il benché minimo cenno alla Roma dei Cesari. Ancora più indietro nel tempo, Mussolini si era espresso in toni poco lusinghieri sulla capitale, come quando, ancora socialista rivoluzionario, la definì città parassitaria di affittacamere, lustrascarpe, prostitute, preti e burocrati. Nel maggio del 22, pochi mesi prima della marcia su Roma, Mussolini scrisse sul Popolo d'Italia, il quotidiano da lui fondato e diretto dal 14, di una città infettata dalla più predace e parassitaria borghesia, sede dei principali giornali antifascisti. Queste dichiarazioni si ponevano in linea con un certo sentimento antiromano diffuso in varie parti d'Italia dopo il 1861. Pur coi dovuti distinguo, Roma era vista come la rappresentazione di una serie di elementi negativi che avevano caratterizzato il nuovo Stato unitario: accentratore, burocratico, trasformista, contrapposta a quella che già all'epoca era definita la capitale morale, cioè Milano, nella quale lo stesso Mussolini visse prima di assumere la guida del governo.
Vista la tendenza tutta italiana al trasformismo e al cambio bandiera, anche i sentimenti antiborghesi del fascismo ebbero, con il tempo, la tendenza a scemare. Tanto che Indro Montanelli scriveva che il fascismo, archiviata la fase della rivoluzione, era diventato amministrazione, con al centro proprio la città di Roma. A partire dal 21, cioè quando per la prima volta venne eletto deputato, Mussolini parlò di una riconciliazione con la capitale. Difficile dire se fosse sincero o meno. Una cosa però è certa. Mussolini non abbandonò mai l'idea di fare della capitale borghese democratica una città nuova, degna dei fasti del periodo romano imperiale. La capitale, in pratica, doveva trasformarsi per lui nel simbolo del nuovo avvenire di grandezza, di potenza sognato dal fascismo, anche in senso visivo architettonico. Come in tante altre cose, Mussolini non si inventò nulla di suo. L'idea di utilizzare il mito della romanità per creare una società nuova, guerriera e imperialista, circolava almeno da due decenni. Ne erano stati fautori, tra gli altri, il nazionalista Enrico Corradini e il poeta D'Annunzio. Il 21 aprile 1921 Mussolini annunciò la celebrazione del Natale di Roma, che sarebbe diventata ricorrenza ufficiale durante il ventennio, rimpiazzando così la festività del 1 maggio, ovviamente abolita, con una sfilata della milizia fascista per le vie della capitale. Anticipando per la prima volta l'infausto concetto di razza, Mussolini in quell'occasione riportò: celebrare il Natale di Roma significa celebrare il nostro tipo di civiltà. Significa poggiare fermamente sul passato per meglio slanciarsi verso l'avvenire. Roma e l'Italia sono due termini inscindibili. Molto di quello che fu lo spirito immortale di Roma risorge nel fascismo. Romano è Littorio, romana è la nostra organizzazione di combattimento. Romano è il nostro orgoglio, il nostro coraggio. Civis Romanus sum. Beh, se avesse visto il nostro primo video della serie sui popoli preromani, penso avrebbe riconsiderato le sue farneticazioni sulla presunta razza italica. Mussolini sfruttò ampiamente il mito della Roma antica sia prima che dopo il congresso del 21, questo per cementificare un movimento tutt'altro che unitario agli inizi degli anni 20 e anche per combattere gli avversari nemici politici, vale a dire i partiti borghesi e della sinistra, contro i quali il movimento fascista, che si presentava sempre più come erede della romanità e fautore della rinascita nazionale, rivendicava il monopolio della cosa pubblica. Alla fine lo fece poi tra il 25 e il 26. Una volta conquistato il potere, il fascismo adotterà un calendario parallelo, espresso in numeri romani, che indicava l'era fascista partendo proprio dal 1922 e destinato ad affiancare quell'ordinario nelle celebrazioni e nelle pubblicazioni. Il Duce poi non perse neanche tempo nel progetto di edificare anche e soprattutto materialmente la nuova Roma. Nel 25 Mussolini aveva già messo in cantiere i progetti per una profonda revisione urbanistica della capitale, che negli anni a venire ne avrebbero completamente trasformato il centro storico, rimuovendo per sempre caseggiati e quartieri simbolo della città medievale e rinascimentale, per, tra virgolette, liberare, così si espresse il regime, i tanti monumenti dell'antichità. Come se ci fosse un'antichità buona e una cattiva. Se già nel 23 presero avvio una serie di operazioni che finiranno per distruggere gran parte del centro storico di Roma, nel 24 saranno le abitazioni edificate sopra o in prossimità dei mercati del Foro di Traiano, di Augusto e di Cesare, collocati sul lato sinistro dell'altare della patria, a essere demolite. Negli anni seguenti furono in aggiunta avviati lavori nell'attuale piazza di Torre Argentina e vicino al Teatro di Marcello, dove Mussolini, in persona, simbolicamente, diede il primo colpo di piccone per i lavori di recupero. Alla fine degli anni 20 poi vennero rasi al suolo i quartieri medievali che si trovavano alla destra dell'altare della patria per poi iniziare con i lavori per la realizzazione della nuova via dell'impero, oggi via dei Fori Imperiali, che avrebbe collegato Piazza Venezia, sede dal 29 degli uffici di Mussolini, fino al Colosseo, cancellando tra gli altri il quartiere cinquecentesco costruito sui Fori di Augusto e Nerva e cancellando numerose strade preesistenti come via San Lorenzo, De Lauro o via Cremona, liberando un'area di circa 40.000 metri quadrati. Tra le altre opere possiamo trovare la nuova Via del Mare, frutto della demolizione di case e chiese situate tra l'Araceli, Piazza San Marco e le pendici del Campidoglio, che avrebbe collegato la capitale al mare, al Lido di Ostia. Nel 1934 sarà inoltre recuperata l'area del Circo Massimo, destinata a ospitare le mostre organizzate dal Partito Nazionale Fascista. Tra l'altro, dopo il concordato nel 29, ci furono anche altri lavori di demolizione del centro storico per aprire la nuova Via della Conciliazione, via che conduceva e conduce tuttora verso Piazza San Pietro. Ora, se qualcuno di voi si sta chiedendo che fine fecero i cittadini, vale a dire borghesi, artigiani, operai che si videro buttare giù senza permesso le loro case, facciamo presto a dirlo.
Molti di loro furono trasferiti in grandi alloggi popolari presso il quartiere di Garbatella o in borgate costruite in fretta e furia nella periferia. Furono circa 150.000 le persone che si spostarono dal centro alle zone periferiche. Gran parte della vecchia Roma medievale papalina finì per scomparire per sempre, per lasciare così spazio alla nuova capitale voluta da Mussolini. I lavori e la furia demolitrice e revisionista contribuirono tutti negli anni 20 e 30 ad un incremento significativo della popolazione capitolina, cresciuta di oltre il 74%, cioè circa 800.000 persone in più, soltanto tra il 1921 e il 36. Tutto questo mentre la distribuzione degli abitanti acutizzava le divisioni sociali: borghesia e ceti medi risiedevano nel centro-nord, le classi popolari in periferia e sul lato meridionale. C'è poi da ricordare che un ruolo minore per il culto della romanità lo ebbe anche l'industria cinematografica. Sebbene definita da Mussolini l'arma più forte, intesa come propaganda, le pellicole dedicate all'antichità non furono numerose ed ebbero un successo molto limitato, a cominciare dal colossal Scipione l'Africano di Carmine Gallone, che era incentrato sullo scontro tra la civiltà occidentale e quella africana di Cartagine. Il film, che mirava a creare un parallelo tra Mussolini e l'antico condottiero romano che vinse i cartaginesi, non ripagò le aspettative e gli investimenti. Vittoria! A morte! Jesus Christ! All'epoca si era all'apogeo del regime, subito dopo la guerra d'Etiopia, che permise a Mussolini di proclamare dinanzi alla folla riunita sotto il balcone di Palazzo Venezia, la sera del 9 maggio 36, la rinascita dell'impero sui colli fatali di Roma. Per la cronaca, il balcone teatro delle grandi adunate oceaniche di regime era all'epoca contornato dai fasci littori, che sarebbero stati rimossi completamente soltanto ai primi del nuovo millennio. Con la conquista etiope, la figura di Mussolini, sempre più circondata di tratti mitici e simbolici, venne celebrata in occasione della mostra Augustea della Romanità, inaugurata il 23 settembre del 37. Nel 30 e nel 35 ce n'erano state altre dedicate a Virgilio e Orazio, ma nessuna delle due aveva avuto tanta enfasi. Non stupiscono nel clima celebrativo di quegli anni le parole dell'archeologo Giulio Quirino Giglioli, direttore della mostra, che inaugurando l'esposizione parlò del duce come novello Augusto della risorta Italia imperiale. E non fu certo l'unico che in questa sorta di gara per paracularsi zio Benito stese improbabili paragoni tra Mussolini e figure storiche come Cesare Ottaviano. Per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Augusto, cioè il 23 settembre del 38, Mussolini non si fece mancare l'inaugurazione dell'Ara Pacis Auguste, protetta dalla teca dell'architetto Vittorio Morpurgo. Era evidente l'intento di identificarsi col primo imperatore di Roma, indicato come il creatore del nuovo ordine universale che si fondava sull'impero. Nei giorni successivi alla notizia della vittoria in Etiopia, Mussolini si era recato in Campidoglio per deporvi l'alloro dei fasci, come, sembrerebbe, avesse fatto Augusto in occasione differente, chiaramente, dando ordine di edificare un gigantesco obelisco di 24 metri dinanzi al Ministero dell'Africa italiana, dove oggi tra l'altro ha sede la FAO. Così, portata a termine la missione etiope, fu varato un nuovo importante progetto urbanistico, iniziato nel 37 ma poi interrotto a causa dello scoppio della guerra, la costruzione di una nuova città nella periferia romana, in vista della candidatura della capitale come sede dell'esposizione universale del 42. Il nuovo quartiere, chiamato E42, l'attuale EUR, acronimo per Esposizione Universale 1942, avrebbe dovuto essere la rappresentazione architettonica, simbolica e funzionale di una nuova concezione dell'uomo, della politica, ma anche dello Stato, un punto d'incontro tra passato e futuro, oltre che fungere da vetrina internazionale per il regime. Lo stesso stile architettonico neoclassico e fascista mirava a unire antico e moderno. Si pensi al Foro Mussolini, cioè l'attuale Foro Italico, destinato ad accogliere le organizzazioni giovanili del regime. Qualche anno prima, nel 39, era stato collocato nell'atrio del Palazzo degli Uffici dell'EUR un bassorilievo realizzato da Publio Morbiducci. L'opera riprendeva episodi della Roma antica, partendo dalla fondazione dell'urbe per arrivare alla rappresentazione di un Mussolini a cavallo, acclamato da due fanciulli. Un evidente tentativo, sta a voi dire se goffo o meno, ispirato alla Colonna di Traiano per significare la continuità tra antichità e fascismo. Ancora oggi molti di quegli edifici sono in piedi, finiti prevalentemente in musei, uffici bancari e sedi istituzionali. Altri simboli invece troppo apertamente ispirati al regime sono stati rimossi o dissimulati. Questo in particolare è il caso del genio del fascismo, diventato poi genio dello sport nel 46, una statua rappresentante un atleta alla quale fu aggiunto un guantone da lottatore per celare il saluto romano. Ancora oggi sono presenti frasi del repertorio mussoliniano, come quella del Palazzo della Civiltà, che definiva gli italiani un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori.
Forse oggi ci sembreranno lontani i giorni in cui l'arte fungeva da propaganda, né i treni arrivavano in orario, ma nei secoli l'uomo ha sempre saputo guardare oltre la semplice estetica delle opere artistiche e il loro messaggio universale. Sovrani e regnanti ne hanno fatto sfoggio di ricchezza, di sapienza, di raffinatezza, spesso con il benestare degli stessi artisti ricompensati a dovere. Ma questo accade ancora oggi. Sì, l'arte contemporanea con la sua forte carica critica, l'anticonformismo e il denso intellettualismo non si presta certo all'esaltazione di governanti e miliardari, ma un'occhiata ai prezzi a cui queste opere vengono vendute dalle principali aste in giro per il mondo, potrebbe ispirarci parecchie domande. E una di queste è: l'arte è ancora roba da ricchi? Forse. Ma diciamolo meglio, l'arte oggi è un florido campo di investimento. Molti fondi, infatti, stanno iniziando a puntare su asset alternativi e proprietà immobiliari e arte contemporanea sono oggi un vero e proprio nuovo tesoro. L'arte contemporanea ha l'incredibile beneficio di non essere influenzata dal mercato che noi chiameremmo tradizionale. Il suo valore è slegato da tutto quanto il resto. Ora, mettiamo caso siete investitori responsabili e vogliate divertirvi a fare i mecenati del XXI secolo, magari con un servizio che vi assista nell'includere l'arte contemporanea nel vostro portafoglio. Foglio di investimenti. Domanda: avete mai sentito parlare di Masterworks? Ecco, è il servizio che fa per voi. Masterworks, infatti, è la prima piattaforma per l'acquisto e la vendita di azioni che rappresentano investimenti in opere d'arte. Potete investire in quote frazionarie di dipinti multimilionari come Andy Warhol, Picasso o Monet. Per esempio, in base ai dati di vendita delle aste pubbliche nel corso dell'anno, l'apprezzamento medio nell'investire nelle opere di Keith Haring è stato del 13% circa. Dipinti gagliardi suoi, effettivamente. Lo so, non sono un consulente finanziario, le performance passate non indicano quelle future, può anche sembrare un mercato di nicchia per pochi specialisti o per ricconi sfondati, ma una cosa è certa: ad oggi sono più di 500.000 gli utenti che si sono rivolti a Masterworks e al suo team di esperti del mercato dell'arte. Così tanti che il team di Masterworks ha una lista di attesa prima di accettare nuovi membri all'interno della loro community, ma per fortuna per un tempo limitato le iscrizioni sono aperte per chiunque faccia parte della mia di community. Basterà cliccare su questo link in descrizione e potrete registrarvi su Masterworks saltando direttamente l'odiosa fila. Adesso però, tornando ad altre opere d'arte, i lavori di rinnovamento urbanistico ispirato alla romanità non interessarono soltanto la capitale. Nel quadro della battaglia del grano per l'autosufficienza nazionale nella produzione cerealicola, che condussero alle ben note opere di bonifica come l'agropontino, i nuovi agricoltori furono chiamati coloni o veli del grano, dal nome dei soldati leggeri, velites, dell'antica Roma. Le bonifiche diedero vita a molte delle cosiddette città nuove: Mussolinia, oggi Arborea, Littoria, oggi Latina, Sabaudia, Pontigna e Guidonia, Fertilia e Aprilia e via dicendo. Tutti nomi che spesso riecheggiavano quelli di un'antichità perduta e ora soltanto ritrovata. Le cerimonie ufficiali di inaugurazione, in diversi casi con la stessa partecipazione di Mussolini, richiamavano quelle dell'antica Roma, con ad esempio l'utilizzo dell'aratro, con il quale, secondo l'antica leggenda, Romolo avrebbe tracciato i confini della città. Perfino sulle origini familiari di Mussolini, i retori del regime trovarono dei legami con l'urbe, ad esempio quando si disse che il duce era nato in terra di Romagna, precisamente a Predappio, da una famiglia che proveniva da coloni romani insediatisi lì nel secondo secolo a.C. E se non bastavano i propagandisti interni, parole altisonanti di richiamo alla romanità le ritroviamo, perlomeno fin quando non cambiarono idea, in bocca a personaggi del calibro di Winston Churchill, che dichiarò di vedere in Mussolini un genio romano e il più grande legislatore vigente. Tuttavia, l'avvicinamento al Terzo Reich fu abbastanza ostico da digerire non soltanto per il signor Winston, ma anche per l'intero popolo italiano. Stavolta il mito romano non si prestava allo scopo, tenuto conto che nel comune sentire, e questo è un fatto storico non del tutto corrispondente al vero, sia chiaro, si attribuisce proprio ai Germani il crollo dell'impero. Senza contare che la comune radice latina rendeva molto più difficile presentare, al contrario, come nazione nemica la Francia. Si trattava di palesi contraddizioni che, alla lunga, avrebbero danneggiato la credibilità dei proclami ufficiali. Naturalmente il mito della romanità investì molti altri aspetti. Ad esempio, a partire dal 21, la scelta dei nomi e delle gerarchie interne al partito, l'unica forza politica che era legalmente ammessa dal 26, richiamavano esplicitamente quelli dell'antica Roma. I principi, o camicie nere, e i riservisti, o triari, simboleggiavano il carattere militare del PNF. Ogni squadra era comandata da un caposquadra e da due vice caposquadra chiamati decurioni. Quattro squadre formavano una centuria, comandata dal centurione. Quattro di loro costituivano la corte, guidata dal signore, mentre nove corti potevano confluire nella legione, comandata da un console.
Naturalmente gli stessi simboli ufficiali del partito e del regime pescarono a piene mani nell'antica Roma, anche in tal caso con pesanti distorsioni storiche. I gagliardetti, le aquile, il fascio littorio fecero tutti parte integrante della messa in scena. Lo stesso termine fascista, poi spacciato come di origine romana, non nasceva assolutamente con questo significato, quanto piuttosto dall'associazionismo. Ricordiamo, fascio inteso come lega, proprio dei movimenti rivoluzionari e operai, come i fasci siciliani creati a fine 800 per contrastare il latifondismo. Sotto il profilo grafico, l'emblema del regime era il fascio littorio, un insieme di verghe con la scure al lato, simbolo dell'imperium, cioè il potere politico e militare degli antichi magistrati romani. Ma ancora una volta, non si trattava di un'esclusiva del fascismo. Per esempio, il fascio era già comparso durante la Rivoluzione francese e durante il Risorgimento. L'unica innovazione portata dal fascismo fu l'aggiunta della scure, che evocava il potere di comminare la pena capitale, quindi nulla di piacevole. Lo stesso dicasi per il saluto romano, poi adottato da tutti i regimi ispirati a quello fascista. Non sappiamo con certezza quale fosse il modo di salutare utilizzato dagli antichi nella quotidianità: la stretta di mano, il bacio, l'abbraccio, ma di sicuro il braccio teso non era tra questi. Il saluto romano molto probabilmente ebbe tra gli antichi un uso alquanto limitato, come in occasioni particolari o come nella prassi del saluto rivolto dall'imperatore ai suoi eserciti. Il primo a utilizzarlo, nel saluto rivolto ai suoi legionari, fu Gabriele D'Annunzio, al quale del resto Mussolini si ispirò in diverse circostanze. E parlando di nomi e rituali, Mussolini durante il regime fu chiamato Duce del Fascismo. Il titolo, derivante dal latino dux, comandante vittorioso, capo militare, non assunse carattere ufficiale fino alla fine degli anni 30, cioè quando venne inserito negli atti ufficiali. L'origine, secondo le ricostruzioni più accreditate, non avrebbe però radici latine, perché presso questi popoli veniva utilizzato per indicare il monarca, in età poi tardo-antica, i capi militari delle province, bensì aveva un'origine sindacalista rivoluzionaria. Nel dizionario politico ufficiale del partito, curato dal glottologo Antonino Pagliaro, si legge che l'appellativo, già in uso in ambienti del sindacalismo rivoluzionario per indicare i leader, sarebbe stato utilizzato per Mussolini per la prima volta nel 1915 da Filippo Corridoni, lui stesso rivoluzionario e interventista, in una lettera indirizzata al futuro dittatore e suo commilitone. Invece, nelle ricostruzioni di regime, per suffragare le origini romane del titolo, venne spesso citato un passaggio delle Res Geste di Augusto dove si legge: «L'Italia intera, di suo proprio volere, mi giurò fedeltà e volle me come duce nella guerra che vinse ad Azio». L'appellativo duce si rivelò pertanto assai utile nella diarchia, allora vigente in Italia, per attenuare la convivenza col re, che sulla carta conservava il ruolo di vertice dello Stato e di superiore del capo del governo, ma che in realtà negli anni del regime si rassegnò a obbedirgli fingendo di averlo ai suoi ordini. Distorsioni propagandistiche a parte, era molto difficile dimenticare che, seppure i romani erano stati fautori di un imperialismo aggressivo, sottomettendo innumerevoli popoli dell'antichità, questi avevano dimostrato tolleranza, rispetto per gli usi e la religione dei popoli delle province, spesso manifestando, anche se non sempre, apertura alle diverse culture, come ad esempio quella greca, o garantendo diritti e opportunità ai popoli conquistati, chiaramente non sempre. Un orientamento, questo, in netta controtendenza rispetto a quello discriminatorio delle normative razziali applicate nel 38. Il grande castello propagandistico, infarcito di miti ispirati alla romanità, crollò definitivamente con la guerra. La disastrosa esperienza bellica avrebbe reso sempre più evidenti le falsità e le distorsioni della propaganda, mentre persino lo stesso Mussolini si ritroverà ad ammettere che gli italiani contemporanei, depurati di fronzoli, simboli e manifestazioni esteriori, ben poco avevano a che spartire con la figura mitizzata dell'antico romano. Il duce, prendendone atto, si premurò di scaricare subito le colpe dell'andamento negativo del conflitto al suo popolo, ai suoi soldati, dimentico di aver gettato il paese in una vera e propria tragedia, convinto erroneamente di non combattere grazie ai rapidi trionfi dell'alleato tedesco, quasi non ci fosse neanche il bisogno. Il duce ammise in alcuni sfoghi privati, riportati nei diari del genero e ministro degli esteri Galeazzo Ciano, di non essere riuscito a creare l'italiano nuovo, e se la prendeva con la mentalità piccolo borghese radicata nel suo popolo. Sempre nei diari di Ciano, per quanto non siano fonti chiaramente attendibili, si legge una frase di Mussolini secondo la quale, se Michelangelo per le sue opere avesse avuto a disposizione argilla e non marmo, sarebbe stato un ceramista e non uno scultore. Il duce riteneva così di essere esente da colpe. Semplicemente gli mancava la materia prima. Al di là dei deliri di un dittatore allo sbando, il tentativo di romanizzare il popolo italiano, nel senso di rinvigorirne lo spirito guerriero, si era rivelato per quello che era, poco più di un grande circo propagandistico, privo di ogni sostanza. L'epilogo di Salò,
quando Mussolini era soltanto l'ombra di se stesso e aveva perso ogni controllo sulla stessa città di Roma, ne rappresenterà soltanto la tragica conferma. Non è un caso se quando era già nell'aria la sconfitta si parlava di Mussolini come di un romano di cartapesta, o se dopo il colpo di stato del 25 luglio comparivano sui muri di alcune città italiane scritte come questa: voleva essere Cesare, morì Vespasiano, con un chiaro riferimento ai bagni pubblici voluti dall'imperatore. Con ogni probabilità, come scrive Emilio Gentile, i fascisti non furono i romani della modernità, come sognava il duce, ma molti oggi pensano che i romani della Roma antica furono i fascisti dell'antichità. Un'osservazione molto acuta che indica la presenza di un pensiero diffuso, in un certo senso figlio di una propaganda di regime che, questo sì bisogna ammetterlo, fu in grado di radicarlo nel sentire comune perfino a molti anni di distanza dal suo crollo. Ad Astra.